gelati, prezzi rincarati, insalata. Voi giammai consolati, inconsolabili, sconsolati. E la sconsolata, quella comica da strapazzo che però mi faceva ridere, perché no? Scusi lei, mi amano? Il commissario. Una plomb da gentleman, ladies and gentlemen, devo guardare anche avanti, accelerò proprio sul rallentatore, acceleratore, perché no, che no, che no. Scusi lei, mi amano. Scusi lei, mi amano. Oramai mi conoscete, mi è congeniale e proverbiale, oserei dire, essere osè, no, essere falotico, poi di questo commissario qualcosa vi leggerò, essere parodico, parodistico, buttarla sul demenziale perché il mondo spesso è triste quando troppo sul serio si prende poi la gente nel cervello poltrisce. Perché no? Perché no? Rielaborare questa canzone famosissima, celeberrima, di Lucio Battisti. Peccherò, peccherò, scusi lei, lo vuole o no? Qui c'è il falò, sì, si incendierà. Si incendierà, no, rifaccio. Improvvisazione. La faccia di chi sostiene che questi video siano preparati. Perché no? Una versione parodica alla Benedetta o Cristina Parodino di una canzone rielaborata in maniera falotica. Femminile? Il falotico? No, femminile di falotico. Peccherò, peccherò. Già mi sono incantato nel cantare. A volte però sono grande cantante, incantevole. Peccherò, peccherò, qui c'è un grande falò. Scusi lei, lo vuole o no? Se vuole presto glielo darò. Il falò, subitaneamente, subitamente, vi dice che in passato subì pesantemente, la gente peccò e peccò, e adesso deve confessare la verità, andare a confessarsi, sì, perché no, perché no, ancora peccherà. E poi io mi spoglierò, mi laverò, peccherò, peccherò, se volete ve lo mostrerò. Che mostro, che mostro, è monster, è mostruoso. Il falò, uomo un po' peccaminoso, caloroso, bestia che è mal mostruoso. Peccherò, peccherò, e qui mi infuocherò. Scusi lei, lo vuole o no? Scusa tu, ma che vuoi? Vadavi il culo. Meno più inculerai a livello metaforico. Peccherò, peccherò, forse presto ucciderò. Basta, è una vergogna, ma mostriamo anche le nostre vergogne. Falò, per me numero uno. Chi era quello lì? Lo conoscete meglio di me. Per me numero uno, Carlo Carnucci,
You understand? Altrimenti, come dice il farò, vi stand. Ricordate i panni sporchi, ecco. Avete visto, figli, porchis, genitivo sassone. I panni sporchi si stendono, lavano in famiglia. Come diceva Lino Benvi, in Vieni Avanti Cretino, è una famiglia schifosa. Oh, voi siete gli schifosi. E io non sono un moralista, non mi attenga nessuna borghese morale. Mi appiopparono delle etichette, riprovevoli, disdicevoli, da essere repulsivo e ripugnante. Ma perché no? Perché no? Io ancora e peccherò. Perché no? Imitare anche Adriano, ma sei forte, molto forte. E uno che parla un po' così e arriva a un certo punto e non sa più che dì. È un bel dì, una bella giornata. E quindi peccate, mostratevi. Insomma, in poche parole, dateci dentro, scappate! Anche a terra, perché altrimenti il pavimento diventa porco, è tutto sporco, perché no? Peccherò. Non fa ridere, fa cagare. Vabbè. Si fa quel che si può. Quando si può, ve lo dice il commissario Falò. E quindi queste esibizioni che voi considerereste cialtronesche, pittoresche, clownesche, ridicole, pagliaccesche, vi turbano, allora ne rifaremo altre. E ancora le faremo, sì. Ma che cos'è questa vostra arbitrarietà? Mi mettete giudizi facili, sentenziate, e io sarei verboso, ridondante, ripetitivo, monotematico, ripetere sempre le stesse cose, sì, perché vedo che non vi entra nel cervello, non è che appartenete a quella razza di camerieri. L'episodio, la ricotta, Orson Welles, parla a un pubblico di stolti, di gente più che altro ottusa, non vuol capire. E ride in faccia alle persone quando si esprimono ed esprimono concetti intellettualmente alti. E allora queste persone, dall'alto non si sa in quale presunta intellettuale superiorità, da presuntuosi, ecco che ridacchiano, sbeffeggiano. Gli sberleffi tipici di questa società di talioti, di imbecilli, ove tutti dobbiamo essere accordati e accorati alle solite note musicali, no, da animali imborghesiti, falsamente perbenisti e moralisti, che giudicano e ridono e deridono la derisione e le umiliazioni che infliggono. La tristezza è questa, anzi la tristizia, quel senso nauseante di triviale sconcezza che si palesa per me, non per gli altri, che non vedono la realtà per quella che è, si palesa, ecco, mi sono perso, vedete. Ragiono talmente velocemente al di là della comune gente da imbrogliarmi, sì, da imbrogliare me stesso. Dicevo, le sconcezze di chi poi compie nefandezze incosciente di compierle, e d'effetto, maltrattamenti anche psicologici, quel maltrattamento, maltrattamenti non esplicitati, subdoli, quella risata che mette tristezza, ecco, la nefandezza, la vecchiezza, alla faccia della giovinezza, doveva esservi un rinnovamento. Io mi sto aggiornando sempre più e ammodernando, mentre la gente, giovane fra l'altro, sempre più sta invecchiando, poltrendo, languendo, giacendo oramai in una situazione cimiteriale e dando a me della persona demenziale, addirittura demente, affetta da demenza. Vorrei confessare a queste eminenze la verità più inappellabile e abissale, che loro non sanno chi sono io, chi possa essere, perché se non si viene colti, persone che fate quelle colte, ecco,
Dubbi, amletico, essere o non essere, non si può davvero essere se non si esplora la nostra essenza e si viviseziona a livello anche di memoria, mnemonicamente, le nostre interiora, no, interiormente. Ecco, viviamoci dentro, interiormente, quel che ci preme davvero potentemente. E voi sopprimete gli altri, li opprimete, fate sì che si deprimano e siete deprimenti voi, siete le persone che opprimono, opprimenti voi stessi e mentite spudoratamente, vigliaccamente, poi ridacchiando impunemente. Ma che schifo di gente hai su via. Ci vuole un falò che vi illumini le idee, un falò che rispolveri il suo vissuto, tenuto taciuto, no. Rispolveri le vostre vite impolverate, ormai distrutte, avvinte alla sconsolante bruttezza d'una conformistica medietà che non fa il paio con beltà e con gioventù. Giusto? E quindi che vi si può dire? Nulla. Tanto se si contestano le vostre idee asciugate. I miei capelli, no, sono ancora un po' bagnati, asciugate e livellate. Si viene presi per malati nella testa o per persone senza testicoli che non si adattano proprio a questa mediocrità, a queste vostre oscenità. Ancora, sì, compirete mostruosità, aberrazioni e date all'altro la patente di essere aberrante. Beh, voi così abbienti, ma non ricchi poi economicamente, neuronalmente, ecco, i minus abentes, gente non sapiente, sacente, sacente, espressivo, che ti punta il dito. Un totale ribaltamento, poi non devi fare delle smorfie. Devi essere così rigido. Allora recitiamo questo libro, commissario Falù, alla platea, rispetto a me non c'è nessuno, quindi sono più pazzo di quello che pensaste, pensate, penserete. Recitiamo questo libro. Loro bravo, bravo. Tutti rigidi, pettiti, mi dia del dottore. Come va con Migliatori? Che cosa quel falò vuol fare lo scrittore? Invece nessuno e tu lì. Poveretto. E sa che qui ci sono delle regole ferree. Bisogna essere duri, intransigenti con certe gente. Perché il nostro motto è vincere, vinceremo. Non ci lasceremo vincere. Neppure soggiogare da questi qua. Ci vogliamo far manovrare da questi disgraziati. Mi chiami dottori? Io sono dottori, anzi ho due lauree, plurilaureato. Beh, e poi arriva il falò scalognato, sgarruppato, disgraziato, sfigato. Un po' sconvolge le certezze. Beh, allora come si benissimo? Questo essere, maledetto, prendetelo, internatelo e sedatelo quanto prima. Hai capito come si sta andando adesso? Non ho capito. No, non ho capito. È giusto? Ma com'è noioso questo falotico, è barboso, sbarbato e qui leggermente tagliato, che persona tagliente, graffiante, imbarazzante. E andiamo avanti. Sì, ho ricevuto questa copia personale del commissario Falò, che per la versione Kindle Amazon è stata sottotitolata Una macabra indagine personale, un libro molto personale, personalissimo, superlativo quindi.
mi sono scocciato per molto tempo. Io sono stato preso per un topo, per un tipo eccentrico, peculiare, speciale. Io non ho niente di speciale, non sono l'inviato specialissimo. Vi ricordate quella sigla, quella serie TV? Non era male, con Lino Banfi, commissario Logatto. Lui è stato il commissario Auricchio. Si celebra, ma noi non siamo francesi, la presa della Bastiglia. E ma sapete quante prese per il popò, e mi va ad imitare Totò, in passato, ma non me ne dolgo, no, ma arrabbio, mi scaldo, divento scalmanato, mi scalmano. E Totò, fermo con le mani, sei un tipo manesco, lupesco, volpesco. E dicevano: presa per la pastiglia, hai preso la pastiglina. Ma per chi mi avevano preso? Mi avevano preso per il culo, no? Tempo fa, anni addietro, rielaborando questo passato vissuto molto dentro di me, non confidato, non esternato, voglio confidarvi che mi imbattei, anzi lo incontrai di spontanea volontà, uno psicologo. Ma lei davvero crede di essere Rayman, cioè Dustin Hoffman, l'uomo della pioggia? Poi c'è anche The Rainmaker, sottotitolato alla stessa maniera, dedicata ai minus abentes, no? Quelli che, non sapendo niente, si credono abbienti mentalmente, poi combinano porcate, inenarrabili, indicibili. Ha mai pensato che potrebbe tirarsela? Ma io me ne tirai, ancora me ne tiro molte. Tiro anche il freno a mano, e qui non ho freni inibitori. Tom Cruise, beh, non esageriamo. Beh, l'altezza è uguale. La prontezza di riflessi, spiccicata, così come la bellezza, tale e quale proprio. Ma mi hanno scambiato per un tal dei tali. Prima mi danno della persona speciale. In questa confusione mentale mia, io fui diagnosticato malato di mental illness. Malato di mente. Sì, di mente. Mi piacciono anche le mentine. Buone, piccoline. Caramelle balsamiche. Si ingeriscono. Aiutano a fare altro la digestione. Di chi non digerisce questo falò, che deve sempre, pare obbligato a esternare di bella argomentazione, perché si deve giustificare alla soglia dei 44 anni. Stasera non può andare in giro e ordinare una sogliola, ma dico, un fraintendimento, un equivoco da me generato, il colpevole sono io, sì. Perché mi ero chiuso nel mutismo, non parlavo. Immalinconito, intristito, rattristato da questa vita così, così cattiva, e sono in cerca d'attenzioni perché sono un bambino, con questa voce però così rocciosa, questa forza mia prodigiosa, e io riscaturito, rinato, da poco urinato, dico sempre le stesse cose. Le cose stanno così, voglio scrivere questo commissario falò 3, non c'è due senza 3, e per colpa del dente, che ecco mi stava impappinando, non c'è due senza 3, io sono un tartaro, i denti, giallo, ecco, canarino, poi il tartaro, sono un futurista, sono cattivo, come Tom Cruise di Collateral. Tutto si origina per via di queste amicizie, dove la gente toglie il saluto per motivazioni fatue, insulse, insignificanti. Forse vuole darti lezioni di vita, vuole istradarti, fa come Brendan Gleeson degli Spiriti dell'Isola. E, insomma, avevano scambiato questo falò per quel Colin Farrell, quando era quello di Miami Vice, a proposito di Michael Mann. A Imola, dove mi sto recando, hanno girato Ferrari. It 2 gireranno con Adam Driver, che interpreterà De Niro da giovane, cioè sarà Taxi Driver, no? Travis Bickle, non lo so. E poi ci sono gli haters, no? Che offendono, ma loro non offendono.
No, no, è questo il punto. Loro sono convinti delle cose che scrivono e non hanno contezza di chi è oggigiorno il falotico e di chi è sempre stato. Quindi loro credono davvero che il falotico sia disabile, inabile al lavoro e soprattutto incapezzi di essere una persona normale, stupida, sì, abbastanza incapace. Proprio una repulsione per la normalità. Ma ci sta, no? Ci sta? Secondo me sì. Eccomi qua, baccalà. Ecco. C'è la superbike del cazzo. Non deve essere domani, anche domani. Mi sono premunito in caso di pioggia. Ma si può andare qui? Oh Dio. Vediamo se si può passare. Di qua si può andare. Ma buttiamoci nel fiume. D'altra parte lui col biglietto. Iniziamo con la movida, c'è un concerto, pure il concerto. Questo palò mi provoca sconcerto. Sì. Bambini disturbano, vero? Voi siete rimasti bambini. Non siete cresciuti. E questi haters dove si acquattano? Al buio? Dove si annidano? Ah, corsettina, aggiorniamo i dati ai cretini. Sono ossessionati della mia persona. Pensano che io voglio uccidere queste persone. Le avrei già ammazzato, voluto. Loro dovrebbero chiedere scusa. Oh, il tunnel dei vostri orrori. Volete sempre spiegazioni, ma che volete? Siete come questa via, dei Galli, via Galli, Caino e Abele, fratelli cervi. Io rinascerò cervo di montagna. Sono uno scalatore, arrampicatore sociale. Sono il ritratto del sudatore, dell'uomo che suda, meglio dire sudante. Sudatevela. Dai, forza, su via. Dai, il falò è inimitabile. Fu distrutto, picchiato, aggariato, bullizzato. Sì, sì, va bene così. Ci sta, ci sta. Ma i cattivi non ci stanno. Ci devono stare. That's life, fa parte della vita, no?